non poteva mancare anche quest'anno la Bic Genova con tutta la sua attività. Gianno Amasio, fate giocare i bambini, li mettete sulla carrozzina, il basket e non solo. È un'attività sportiva, è un'attività che insegna anche ai ragazzi ad entrare in un mondo che è comunque da scoprire. Sì, vedere uno sport è già molto importante, perché la conoscenza sportiva viene prima fatta dalla vista dei nuovi sport. Uno sport emergente da un punto di vista disabile, è anche vero che questo sport serve per sensibilizzare il mondo normodotato verso la disabilità. Questi ragazzi forse non comprendono ancora bene che cos'è la disabilità, però capiscono con questo gioco che cos'è una carrozzina e magari quanta forza ci voglia e quanto può essere difficile utilizzare tale carrozza. I ragazzi sono entusiasti, questa è una cosa che fa molto piacere. Noi cerchiamo, grazie anche a Stelle nello Sport, di questo spazio, di avvicinare più ragazzi possibile a questa attività. Grazie ai normodotati che si avvicinano e provano, potranno portare anche a casa, vicini o dove c'è una disabilità, a conoscenza di questo sport, e questa è la cosa più importante. È bello che a provarlo sono i ragazzi, quelli anche più piccoli, che hanno e gli rimane poi un ricordo attraverso il divertimento. È un'esperienza che poi si porteranno avanti per tutta la vita, e se iniziano loro forse si va verso veramente quell'abbattimento delle barriere che è necessario, di cui tanto si parla. Dopo anni di questa attività stiamo riuscendo a far capire che la carrozzina non è una disabilità, ma la carrozzina serve per giocare, quindi un gioco per tutti, perché basta sedersi e tutti sono uguali. Quindi la cosa molto bella è che per non creare emarginazioni basta sedersi e si gioca tutti assieme. Con Giulio Attardi, per catapultarci già nella nuova stagione sportiva del BIC, perché la Festa dello Sport è l'inizio di un nuovo percorso. Quale? Iniziamo con oggi e inauguriamo con oggi la stagione sportiva 2018-2019, perché l'attività che stiamo facendo oggi con BIC e con Panathlon dal via un'iniziativa importantissima, che è quella di far giocare tutti i ragazzi e le ragazze e far fare sport a tutti i ragazzi con le disabilità, e che avranno la possibilità di giocare grazie al basket in carrozzina e non solo agonismo, perché il BIC Genova è anche agonismo, serie B, allenamenti, partite, trasferte in giro per l'Italia, però diamo la possibilità anche ai ragazzi che ne hanno bisogno di comunque di fare sport, di muoversi, anche per il loro benessere, di continuare, di tirare a canestro e divertirsi. Oggi presentiamo questo tipo di attività perché dal prossimo anno il BIC darà la possibilità una volta alla settimana a tutti i ragazzi di fare attività, e noi ringraziamo anche Stare nello Sport perché ci dà la possibilità oggi di iniziare, di inaugurare questa nuova grande iniziativa. Poi andremo avanti, perché domenica ci sarà la presentazione della fine della stagione, l'inizio della prossima, e del gruppo del calcio, del gruppo del basket legato al mondo dei disabili mentali e al gruppo delle cheerleader, i ragazzi della prima squadra, quindi la serie B del basket in carrozzina, che domenica mattina qui al Porto Antico verranno presentati e verranno premiati per una stagione incredibile che hanno appena finito. Questo nuovo progetto è un progetto di inclusione, forse avete trovato la chiave giusta, no? Unire attraverso la carrozzina mondo della disabilità e mondo cosiddetto normodotati. Sì, dobbiamo comunque fare delle scelte. Il BIC ha avuto per più anni la possibilità di giocare in Serie A. Ha giocato e poi per scelta, e comunque anche perché mancavano un certo tipo di risorse, e ha rinunciato. Ma nel momento in cui si rinuncia si aprono delle nuove porte. La porta è questa, quella di dare la possibilità di dire e di spendere le proprie energie non per andare a cercare risorse che poi verrebbero comunque inglobate, mangiate da quello che sono i costi di un campionato enorme. Ricordiamo che il BIC quest'anno è andato in Sardegna,
Sardegna, ha girato tutta la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, quindi c'è stato un grande dispendio. Allora, tutto quello che riusciremo a trovare, tutto quello che il BIC riuscirà a trovare, verrà utilizzato anche per invece dare la possibilità di fare sport ai ragazzi con disabilità fisiche, quindi di salire su una sedia a rotelle, tirare a canestro, qualunque siano le loro capacità. Quindi anche se uno la palla non riesce poi a metterla dentro quel canestro, chi se ne frega. Giorgio Migone continua anche alla festa dello sport il binomio Panathlon BIC Genova. Fate fare sport, lo fate fare in carrozzina per quello che riguarda il BIC. Voi avete il vostro percorso per provare la vita da non vedente, almeno per qualche minuto. Soddisfatti? E difatti è quello che noi facciamo normalmente anche nelle scuole quando andiamo per il nostro progetto Un'ora per i disabili e di prevenzione contro gli incidenti del sabato sera. Oltre a questo facciamo anche il torval, che è un gioco con la palla sonora, che purtroppo qua non si può fare perché la palla va a finire in mare, allora è impossibile farlo. Comunque la palla è sonora. Noi poi nelle scuole proiettiamo un filmato sui pericoli del sabato sera e un altro filmato su come si mette il casco, un filmato sulle Paralimpiadi per dimostrare ai ragazzi cosa vuol dire avere una disabilità e che malgrado quello si riesce lo stesso a praticare sport e a vivere. Poi abbiamo fatto la premiazione del concorso scolastico, hanno partecipato più di 500 ragazzi per 22 scuole di tutta la regione, ha avuto un successo veramente importante e noi siamo felici di tutto questo perché continueremo sempre su questa strada a favore dell'etica dello sport e a favore dei ragazzi disabili.